Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate l'assenza dovuta ai soliti motivi. E oggi vi riporto la decklist di un mazzo un po' particolare, ossia l'Antimeta and Artifact Trap Trick Stun. Sì, il nome non finito più, ok. Cominciamo con l'analisi del mazzo. Abbiamo tre Moral Touch, che manco fosse la spada di guerra di Darksiders. Tre Banisher, che in questo meta sono veramente devastanti. Burning Abyss, Shadow non fanno nulla, nemmeno Sylvan. Tanto è vero che la partita precedente, l'ultima partita che ho fatto con questo mazzo, è stata appunto proprio contro Sylvan e l'ho arato di brutto con Banisher di prima e Vanity, vabbè, macello totale. Poi 6 mani, di cui 3 di fuoco e 3 di ghiaccio. Attenzione, una si scioglie. Un Thunder King e 3 Trap Tricks Mirmeleo. Per le magie abbiamo Must 3 Pod, Must 3. Un Book. Una Soul Charge che. Inizialmente non volevo giocare, ma alla fine l'ho giocata ed è veramente devastante, soprattutto in questo mazzo. Mi pare il culo in una maniera assurda, innanzitutto. Tipo, che ne so, fate su. Come si chiama? Moral Touch, Soul Charge, fate Volcasauro, Pleiades, quello che volete, insomma, vi parate il culo di brutto. Quindi giocatela. E doppia lancia, ovviamente. Per le trap abbiamo 3 Artifact Sanctum. 3 Trap Stun, ero indeciso se giocare Wiretap o Trap Stun, ma alla fine ho voluto giocare Trap Stun. Ok, sto ripetendo le stesse parole più volte, vabbè. Ho voluto giocare queste tre carte, ecco, perché diciamo mi trovo meglio, negano più carte, mettiamola così, mentre Wiretap nega soltanto una. Ormai tutti settano, quindi meglio giocare Trap Stun a mio parere in questo mazzo. E ero indeciso poi se giocarla a 2 o a 3. Alla fine l'ho giocata a 3, gioco a 41, ma vabbè. Poi le doppie skill, The Prison, ovviamente 3 Vanity must in questo meta. Bottomless, Compulsory, Warning, Time Space Trap Hole. E infine questa carta con l'immagine oscena, con sti ragni. Sì, i ragni mi fanno schifo, ma vabbè, dettagli. Come vedete nel side ho messo alcune carte che avrei voluto giocare in main, però alla fine ho voluto giocarle di side. Gli specchi in prigione a ombra ci stavano di main, dato che rompevano le palle a un bel po' di gente. Ma vabbè, procediamo con l'extra, dove abbiamo due Chimera Tech Fortress Dragon, un Abyss Dweller, un Castle, un Pleiades, un Direwolf, il tizio dal nome impronunciabile, un Gaga Cowboy, un Maestrok 101, 50, 61. Papillo Operative, Roach e Tiras. Vabbè ragazzi, questo era tutto la 96 strega in questo video. La mia cioccolata calda si sta raffreddando, quindi niente, arrivederci al prossimo video.